Buongiorno e benvenuti a Benna, piccolo centro di circa 1200 abitanti situato nella pianura biellese in Piemonte. Il simbolo della nostra comunità è lo stemma che vedete alle mie spalle. Su un prato verde si trova una benna, ossia una capanna, sulla quale poggia una colomba sotto un cielo con tre stelle splendenti. Il richiamo alla terra e alla natura è quindi spontaneo per il nostro territorio. Il paese, infatti, vanta una forte tradizione contadina, ripresa in questi ultimi anni da numerosi giovani under 30, che riscoprendo le cascine dei nonni, stanno dando nuovo impulso al settore agricolo e dell'allevamento, con evoluzione e modernità. Uno dei segni di questo forte attaccamento alla terra è certamente la mostra agrozootecnica, che solitamente si svolge nel mese di settembre, giunta a superare le 30 edizioni, diventando così una tra le più rinomate del Piemonte. Protagonista dell'evento è una razza di bovino particolarmente diffusa in paese, la Pezzata Rossa d'Europa. A Benna si trova la Baraggia, un ambiente naturale con elementi tipici della savana, tant'è vero che la Baraggia viene appunto definita l'ultima savana europea. Al suo interno è possibile intraprendere percorsi a piedi o in mountain bike, per apprezzare al meglio il contatto e il benessere nella natura. La natura, come abbiamo visto, riveste un ruolo centrale nell'economia e nel turismo del paese, ma nel nostro territorio si sono nel tempo insediate anche importanti realtà produttive all'avanguardia, sia in campo tessile che siderurgico. Insomma, tradizione e innovazione che si incontrano. Il comune di Benna è gemellato dal 1983 con il paese francese di Lantigny, vicino a Roanne, nella regione di Lione. Si tratta di una delle esperienze di legame più longeve dell'intero Piemonte. Simboli di questa fratellanza che si rinnova ogni anno sono la pietra e la panchina dell'amicizia, realizzate nell'area del paese dedicata ai nostri gemelli d'Oltralpe. La storia del gemellaggio è ricca e profonda, ma ancor più profonde sono le radici di Benna, che nel 1999 ha festeggiato il millenario. Le tracce della nostra comunità, con certezza, risalgono almeno al 999, quando nel diploma dell'imperatore Ottone III compare il primo riferimento storico a Benna. Di un castello si parla nel 1402, quando il maniero di Benna rientra nell'elenco di quelli saccheggiati durante l'incursione di Facinocane, condottiero al servizio dei Visconti. Si ipotizza che fu poi la famiglia degli Avogadro, nella metà del XV secolo, a ricostruire il castello. Successivamente, la storia di Benna si intreccia con quella di Sebastiano Ferrero, personaggio di grande rilievo tra il XV e il XVI secolo, rappresentante dell'illustre casata biellese dei Ferrero. Egli fu nominato dal re di Francia Luigi XII, cancelliere del re e generale delle regie finanze in Italia. Sebastiano Ferrero diede un forte impulso all'economia rurale del territorio, realizzando vari canali di irrigazione, il più noto dei quali è chiamato, non a caso, Terzo del Principe. Esso doveva in particolare portare acqua ai terreni del priorato Cluniacense, presente in paese, ma ormai in decadenza da tempo. Priorato che Sebastiano trasformò in chiesa collegiata. Molto importante fu il suo intervento in campo artistico e architettonico, in particolare nella ricostruzione del castello, che passò così da essere un luogo fortificato ad una dimora residenziale e signorile. La costruzione del loggiato lungo un lato del cortile interno fu, e resta tutt'oggi, uno dei pochi esempi di architettura civile di epoca rinascimentale in Piemonte. Mentre nella torre principale, intorno al 600, i successori di Sebastiano Ferrero, i principi Ferrero Fieschi di Masserano, si dedicarono a realizzare altri elementi decorativi, come la stanza dei Cartigli, dove sono raffigurati i vizi e le virtù, e i soffitti lignei a cassettoni decorati con motivi floreali. La chiesa parrocchiale di San Pietro è una ricostruzione cinquecentesca di quella medievale preesistente. Commissionata da Sebastiano Ferrero, ha caratteristiche architettoniche rinascimentali molto simili a quelle della Basilica di San Sebastiano in Biella.
All'interno, tra i numerosi affreschi riportati alla luce grazie ai lavori di restauro degli anni 50 e 60 e condotti dall'allora parroco del paese, Don Delmo Levole, nonché noto storico e autore della raccolta Storie della Chiesa Biellese, spiccano quelli attribuiti a Gaspare da Ponderano e alla scuola di Defendente Ferrari. Assai prezioso è un affresco della Santissima Trinità, perfettamente conservato, che raffigura il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo come tre persone perfettamente identiche e sedute ad un tavolo con dinanzi il calice, l'ostia e il libro dei Vangeli. Si tratta di una rarità perché dopo il Concilio di Trento l'iconografia fu cambiata e le raffigurazioni precedenti andarono quasi tutte distrutte o perdute. Oltre a Sebastiano Ferrero, certamente un personaggio degno di nota che vide i natali nel 1804 ad Enna, fu Antonio Maurizio Zumaglini, noto botanico e politico, autore della monumentale opera Flora Pedemontana. Concludiamo il nostro percorso con una particolarità. Il monumento ai caduti fu realizzato da una donna, Mariella Perino, ben 60 anni fa. Per l'epoca, era infatti il novembre 1960, si trattava di una rarità e anche il soggetto è particolare e ricalca un taglio femminile nella realizzazione, una madre con il figlio che attende il ritorno del padre. Insomma, Enna non è certamente un'importante città, ma un piccolo borgo e come tutti gli scrigni più piccoli, racchiude al suo interno gemme di unica e rara bellezza. A questo punto non ci resta che salutarvi ed invitarvi a venire di persona a conoscere il nostro paese.